Parliamo adesso con l'allenatore dell'Atalanta, Walter Bonaccina. Allora, Walter, una bella vittoria con la marcia in folle, direi. Ma sì, diciamo che è stata una bella prestazione, specialmente nel primo tempo, perché siamo stati superiori, abbiamo giocato un buon calcio e così abbiamo creato diverse occasioni da gol. L'unico rammarico è che non davanti al portiere, insomma, sbagliamo un po' troppo. Nella finalizzazione, due o tre volte, l'uno contro uno davanti al portiere, gli abbiamo tirato addosso. Incompenso però Jurgen oggi ha trovato un super gol. Sì, ha fatto un bel gol. Primo gol è stato bello in semirovesciata al volo su cross di Cortesi. E lui ha più queste situazioni qua, invece deve migliorare quando, non so, si libera da solo davanti al portiere, uno contro uno, non è ancora freddo come dovrebbe essere. Nel secondo tempo invece la tua squadra ha gestito la partita, non ha cercato il terzo gol. Va bene così o non ti piace questa cosa? No, non è che mi piaccia molto, però è chiaro che adesso, insomma, le partite sono tante e i ragazzi sono un po' stanchi e alla fine, secondo tempo, un po' lo subiscono. Subiscono questa situazione qua di fatica, però c'è da gestire meglio il possesso palla e invece noi siamo un po' disordinati, vogliamo intestardirci nel portar palla. Siamo stanchi, la perdiamo e poi dobbiamo fare doppia fatica. Questo l'ho detto ai ragazzi che dobbiamo migliorare. Ti volevo chiedere, Zappa Costa è entrato nel secondo tempo, ha fatto bene, a che punto è la sua ripresa? Ma diciamo che sì, è un ragazzo che è arrivato a gennaio, ha delle buone qualità, ha un buon cambio passo e quindi lo stiamo inserendo. E devo dire che migliora partita dopo partita. Invece, per quello che riguarda la classifica, per evitare i playoff, ci siamo o manca ancora? Beh no, siamo in lotta, adesso non so gli altri risultati, però fino alla fine sicuramente ci sarà da lottare, visto che noi abbiamo un recupero sabato e poi abbiamo lo scontro diretto con l'Inter, quindi è tutto in gioco. In 2 punti siamo 3 squadre, 4 con noi, quindi è tutto da giocare, è un bel campionato, i ragazzi sono belli carichi, danno tutto, infatti arrivano a fine partite che sono stanchissimi, però sono motivati.